Benvenuti, siamo con David Filieri, candidato con la lista dei Popolari per il Sud UDEUR. Filieri, lei è stato assessore sia con la giunta di Biagio Tempesta sia con la giunta di Massimo Cialente, quindi centrodestra e centrosinistra. Come mai l'esigenza di tornare in campo, stavolta con De Matteis? Ma adesso più che di esigenza si tratta forse di volontà, nel senso che chi si sia avvicinato una volta alla politica o all'amministrazione o chi abbia comunque viva con un minimo di senso civico alcuni passaggi della propria comunità non riesce mai a chiamarsene fuori, questa è la verità vera. Abbiamo degli esempi anche molto più autorevoli di me, di permanenza nell'agone politico. La sua domanda è una domanda interessante perché è un po' il tormentone del mio cammino nella vita amministrativa cittadina. Io abbandonai la giunta Tempesta nel 2005 non tanto per scelta mia quanto per scelta più complessiva del mio partito, che allora sembrava dovesse riunificarsi nell'ambito del centro-sinistra. Da lì a poco si sarebbe dovuto riunificare nell'ambito del centro-sinistra e quindi io ritenni di abbandonare la mia esperienza con una giunta di centrodestra un po' di tempo prima, per un minimo di coerenza, insomma, di decenza. Il mio ingresso, il mio abbandono della giunta Cialente ha una natura completamente diversa, è una natura forse molto più personale che non politica, personale sempre nell'ambito, intendiamo, delle scelte politico-amministrative, che in quanto così alcuni passaggi segnarono la mia assoluta incompatibilità e col sindaco Cialente e con parte del gruppo dirigente del mio partito, cioè del Partito Socialista, e quindi decidi di uscire. Il rientro su De Matteis, lo dicevo poco fa ad alcuni amici, credo sia un passaggio obbligato per chi voglia poter dire qualcosa per questa città, in quanto adesso al di là del personaggio che è amato e odiato, un personaggio di forte personalità, grande presenza, quindi come tutti questi soggetti tende appunto ad essere o amato o odiato. Io credo che sia l'unica persona con lo spessore culturale, politico e amministrativo per poter cercare di tirare fuori dall'impasse questa città che si è arenata sulle liti di Cialente, sulle risse contro il mondo, sulle sindromi dell'accerchiamento, sulla sindrome, io qualche giorno fa ne parlavo, che fa riferimento a quella famosa barzelletta di un signore che procede in macchina e sente alla radio, viene avvisato della presenza di un pazzo che contromano starebbe attraversando l'autostrada e cominciando ad evitare macchine dichiara: ma che uno, questi sono mille. Ecco, cioè, credo che ci sia bisogno di un po' di lucidità e un po' di tranquillità che solo De Matteis credo possa dare in questo momento alla città. Quali sono, secondo lei, i primi provvedimenti che un nuovo sindaco dovrebbe prendere per ridare slancio alla città dell'Aquila? Guardi, ce ne sono alcuni di vecchi e alcuni di nuovi. Quelli vecchi sono un pezzo addirittura dell'allora programma di Massimo Cialente, che ha puntualmente smentito, poi nei fatti, e cioè della rivisitazione dell'apparato amministrativo della città, che è assolutamente incrostato su rendite di posizione, su persone che al di là della loro valenza dal punto di vista professionale sicuramente avrebbero bisogno di un giro di riposo rispetto alle postazioni di responsabilità che ricoprono. E per quanto riguarda il nuovo, esistono tantissime correnti di pensiero, c'è chi vorrebbe un centro storico ricostruito tal quale, c'è chi vorrebbe immaginare, e io sono tra questi, un diverso utilizzo del centro storico, ma abbiamo poco tempo per poterlo dire adesso, mi auguro di avere qualche altra occasione per poterne parlare, ma comunque una cosa è certa, bisogna muoversi perché l'unico elemento veramente discriminante rispetto alla rinascita della città è il tempo. Io dico: facciamo qualcosa, anche se non al meglio, ma facciamolo, cominciamo a muoverci e cominciamo a far ricadere su questa città questa famosa fetta dei 5 miliardi di euro pronti ad essere utilizzati, perché questa città ha bisogno di ossigeno. Nel momento in cui tu corri al capezzale di un sinistrato, gli metti l'ossigeno e cerchi di tenerlo in vita, prima ancora di pensare se gli strappi il vestito piuttosto che la catenina. Ecco, noi abbiamo bisogno di un intervento, di un elettroshock in questa città. Grazie.